Ila, allora, carriera da trader, aspettative versus realtà versus reali potenziali guadagni. Allora, facciamo questo video veloce anche con delle app da cellulare. Allora, io qui ho già fatto delle simulazioni, quindi qual è l'aspettativa per uno che ad esempio vuole iniziare a provare come hobby, poi magari farlo diventare una carriera il trading? Allora, io come ben sapete c'è il Telegram in cui facciamo soltanto Bitcoin e io adesso ho iniziato proprio anche come informazione, come diciamo far capire alla gente anche in maniera semplice come bisogna gestire il rischio e come bisogna gestire le operazioni. Ho aperto praticamente due account, uno per i beginner da 500 dollari per far vedere anche con un piccolo capitale cosa si può fare. E uno, diciamo, per chi vuole già tentare di farsi una sorta di stipendio, insomma, già a, diciamo advanced, no, da 10.000. E io in questo canale seguirò proprio pari pari, soprattutto farò vedere esattamente pari pari i trade, soprattutto di quello da 500 dollari, che saranno trade semplici, con un rischio semplice e una gestione semplice. Allora, vediamo quindi qual è l'aspettativa, qual è la realtà di una gestione praticamente di un professionista, ecco, del trader, un trader professionista. Allora, qui ho già fatto delle simulazioni, sono dei semplici tool che vi fanno vedere la simulazione di col rischio quanto potete fare. Però qui abbiamo un capitale di 1000, proprio piccolo, uno che inizia, dice a 1000 euro voglio provare, no? Win rate, questo ovviamente dipende dalla bravura. Allora, generalmente bisognerebbe averlo oltre il 50%, diciamo, qui è una media perché bisogna calcolare una questione, no? Ad esempio, i trade che facciamo noi su Telegram, no, su Bitcoin, i miei trade giornalieri, mediamente giornalieri, poi che possono anche chiudersi prima o dopo, bisogna vedere il mercato, ovviamente, sono di una gestione del tipo in cui si tende ad avere una percentuale di win rate più alto. Però sulla questione del rischio rendimento bisogna vedere bene la situazione, perché se spesso parti con un trade e poi magari vai in stop a zero o in take profit a zero, oppure esci con molto meno dell'1 a 1, oppure ogni tanto lo riesci a cavalcare e ti fai addirittura un 1 a 10, chi lo sa, cioè succede, no? E io qui per prudenzialità ho messo praticamente che fai 1 a 1, no? Mediamente, cioè ci imbrocchi il 60% delle volte, quindi c'è una statistica positiva, quindi sei decente, però mediamente fai 1 a 1, investi appunto. Qui c'è scritto il 2% del rischio, investi quindi praticamente 20 dollari e mediamente ti tornano indietro 20 dollari il 60% delle volte, no? Quindi, poi vabbè, ci sono il numero di simulazioni, eccetera. Quindi qui abbiamo un rischio del 2% per trade, che è aggressivo. Però sai, se uno ha un piccolo conto, uno può dire, proviamo a fare un trade, cioè a rischiare un minimo di più. Che questo secondo me è il limite massimo. Questo è il limite massimo perché oltre, adesso vedremo che rischi il conto, ecco. Quindi cosa può succedere? Queste sono tutte le varie simulazioni, generalmente la linea gialla è la media, però vedete ci sono vari drawdown anche su 100 trade, anche questo, bisogna capire la situazione, perché ci sono dei canali che, o dei trader che vi dicono cercate i trade 1 a 3, 1 a 100.000, 1 a 2, oppure altri dicono sì, vabbè, ma noi andiamo di statistica e facciamo più trade, ma anche se non sono 1 a 1, pazienza. Allora, come al solito la coperta è sempre corta, perché? Perché se tu selezioni di dire io faccio solo i trade 1 a 3 e tradi una volta a settimana, ci saranno le occasioni? Sì, magari arriva il setup? Sì, barra, non è neanche detto che ti vada 1 a 3, dopo devi chiudere il trading stop a zero, però sostanzialmente stai fermo e non fai abbastanza trade, no? Questi 100 trade qua, quanti ne fai 1 a 3 in un anno? Se aspetti solo quelli 1 a 3, ne fai 20 in un anno, cioè nel senso bisogna anche essere obiettivi. Allora dici io faccio solo i trade in cui ho la percentuale statistica migliore, però magari vai a fare dei trade che capito hai rischio 20 e porti a casa trade delle briciole 3 e ho capito che ne fai di più, però poi quando ti prendi lo stop loss e te lo prendi, cioè ti distrugge praticamente 5-6 trade, no? Non ha senso anche questo. Quindi la migliore appunto gestione secondo me è quella che vi ho impostato, cioè hai una percentuale statistica buona in cui sei un buon trader, ti prendi una media di un rischio 1 a 1, magari leggermente superiore a 1 a 1 come teoria, poi come nella pratica spesso succederà che devi chiudere in stop a zero, chiudi prima, chiudi dopo,
riesci a cavalcare una posizione, perché come sapete la mia gestione di solito è: parto con un obiettivo, poi magari divido la size in 3-4, di cui una magari tenta di fare più un to the moon o to the hell che sia, un'altra ad esempio magari chiude prima e cerca di portare qualcosa a casa, eccetera. Comunque generalmente 1-1, ecco, e questa è la simulazione. Cosa facciamo? Queste praticamente sono i drawdown, vedete 25% il max drawdown del conto, con questi numeri, magari non sei bravo che fai il 60%, magari fai il 55%, magari non sei così bravo da fare 1-1 e fai un po' meno, allora vedete, questa è una media, se la peggio metti peggiorativa ovviamente il conto si rischia, però è un piccolo conto, si può fare. Io appunto ho il conto piccolo beginner che farò, ho messo $500 e farò praticamente un trade da 2%, magari diviso in due size, 1%, 1%, e ve lo mostrerò ogni volta, così riuscite a capire bene come anche bisogna gestire un conto, ecco, in maniera semplice e senza troppe sovrastrutture, legge, copertura, eccetera. Quello sarò proprio semplice, stop loss, basta. Cosa facciamo se invece mettiamo un rischio in 1%? Ecco, questo è un rischio classico, e come vedete l'equity è difficile andare in negativo e abbiamo un drawdown veramente piccolo, 5% del drawdown massimo, piccolissimo come drawdown, e anzi già l'average max drawdown è del 5, arriviamo al 15, però devi essere proprio, cioè magari nella situazione peggiore in cui fai un disastro, e l'average drawdown è 1.6, cioè average praticamente non vai mai, quasi mai in drawdown dopo 100 trade. Questa è sostanza. Ecco, invece cosa succede se iniziamo a rischiare molto di più? Iniziamo, vedete, se rischi molto di più rischi di avere dei picchi alti, però vedete quanto scendono le equity, rischiamo ancora di più, 10%, e qui guardate l'equity blu bassa, praticamente è bruciato il conto, è completamente bruciato il conto. E il max drawdown 170%. Cioè 100% hai bruciato il conto. Questa è la sostanza, dite min equity meno 700, cioè o rimpinzi o l'hai bruciato completamente il conto. Questa è la sostanza. Max arrivi a 5.000, riesci a fare 5 per, e ci credo, rischi tanto, però stai praticamente, invece che gestendo il rischio come un professionista, stai gamblando. Questa è la sostanza. Adesso vediamo invece con un'app semplice quali sono veramente i profitti che uno può fare, i profitti semplici. Alla fine il trading, o come anche tanti di questi tipi di mestieri, sono a pazienza e a interesse composto. Quindi poniamo il caso che noi usiamo in questo conto che abbiamo tirato fuori un 2% di rischio, no? E più o meno facciamo un trade al giorno circa, perché con Bitcoin abbiamo un mercato a 365 giorni all'anno, no? La capitalizzazione la mettiamo giornaliera e interesse 1%. Cosa significa? Che generalmente tra lo stop loss, tra le stop a zero, noi rischiamo 2, generalmente diciamo che mediamente, magari qualche trade dura di più, 2 giorni, qualche trade lo chiudi prima, no? Facciamo un 1% al giorno, no? 1% al giorno, chiaramente noi mettiamo quale guadagno mensile potremo mai fare? Sembra, ecco, questo con un 2% di rischio e fai un 1% al giorno, riesci a farti $173. Ma io cosa me ne faccio $173? Sta imparando. E il conto è piccolo, perché poi è tutta una questione di interesse composto. Un interesse composto del genere, se tu uno ha pazienza, rispetta le regole, non alza le size, non fa minchiate, e mettiamo un anno, no? Cosa succede in un anno? Guardate che differenza. Cosa succede in 2 anni? Se uno rispetta sempre queste regole, arriva quasi al milione. Sembra assurdo, ma è così. Però generalmente la gente non ha pazienza, fa qualche trade bello, poi invece di rischiare praticamente in 1% che sono $5 o 2% che sono 10, inizia a rischiare 50, inizia a rischiare 100, finché uno va, magari arriva a fare questa roba qui in un mese, ipotesi, e fa un mega profitto, si fa un mega profitto in un mese, vedete, da 500 a 2000, come sono stato bravo, poi inizia a rischiare troppo e si schianta e ritorna da zero, e tutto quello che ha fatto non è servito a niente. Prendiamo invece una gestione, diciamo, anche conservativa. Quando uno dice, io voglio, questi qui sono i 10.000 praticamente della mia vita, no?
io voglio farci questo di professione, però non voglio avere dei drawdown che mi bruciano il 25% del conto, voglio fare le cose fatte bene. Allora a questo punto uno magari si rischia al 0,5%, 0,25 addirittura, no? Proviamo anche solo un 0,5%, si rischia, quindi magari mediamente fa un 0,25, no? Ecco, 0,25% in cui tu rischi il 0,5, mediamente, tra lo stop loss, il stop a zero, esco prima, qualche volta il trade mi va da Dio e faccio anche di più, ovvio, tu fai il 0,25% al giorno, in un mese, ecco che ti sei fatto $700, no? Che inizia quasi a essere uno stipendio mensile. In un trimestre, visto che noi abbiamo visto praticamente 100 trade, più o meno è quello che accade in un trimestre, no? Cioè se uno fa i trade giornalieri, perché come ho detto prima la coperta è corta, sempre corta, dove la tiri è corta. O fai i trade strutturati, swing, voglio 1 a 3, ma fai pochi trade, quanti ne fai in un trimestre? 5? 10? O fai i trade in cui ti prendi qualsiasi piccola briciola e ne fai 200.000, ma poi quando inizi a prenderti gli stop loss, siccome hai fatto sempre pochi gain in proporzione ai loss che sono più grandi, la media, come ho detto, se magari è un 1 a 1, avere una percentuale decente di realizzazione, no? Tra gli stop loss, take profit, quello che ti corre, eccetera. Ecco, questo invece è quello che fai in un trimestre. Con un 0,25% al giorno, 0,5 di rischio, che abbiamo visto che con un 1% comunque è un max drawdown del 10%. Con un 0,5 avrai un max drawdown del 5%, praticamente il nulla, no? Ma devi essere costante, perché poi cosa succede in 4 trimestri, no? Perché poi ovviamente è un interesse composto, no? Tu rischi sempre lo 0,5, ma se il tuo conto aumenta, ovviamente aumentano anche le tue size, vedete? In un anno ti fai 14.000, che praticamente è un millino al mese più la tredicesima, ecco. Quindi questo volevo farvi capire come funziona l'interesse composto praticamente, perché è l'interesse composto che ci fa diventare trader veramente ricchi, non il trade della vita o rischiare tutto l'all-in pensando che oddio adesso faccio il trade della vita, raddoppio il conto in un 5 minuti. Perché se uno fa le cose fatte bene, anche con questa gestione molto, diciamo, oculata e con poco rischio, vedete come i conti salgono e in 5 anni uno potrebbe anche essere tranquillamente milionario. Per questo video è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!